Sono aperte dal 24 di luglio le iscrizioni all'Università di Teramo e per il prossimo anno accademico sono diverse le novità presentate dall'Ateneo, tra queste attenzione al reddito, al merito, all'inclusione e al dopo la laurea. Non lasciare indietro nessuno, ma anche valorizzare, valorizzare eh, i talenti. Quindi è, questo è un obiettivo dell'Università di Teramo, quindi eh, siamo intervenuti sui vari regolamenti per eh, dare anche a chi ha un reddito alto possibilità di esenzioni eh, sulla tassazione se consegue un certo numero di crediti oppure eh, una, certa, una certa media, la possibilità di iscriversi a um costi eh, notevolmente ridotti per i nostri laureati triennali proprio per consentire un percorso eh, di filiera. Manteniamo la notaxaria a 24.000 euro, quindi 2.000 euro eh, superiori rispetto all'ISEE fissato dal governo. inclusione, inclusione eh, ovviamente eh, abbiamo 175 iscritti. Eh, fino, fino a quest'anno accademico, eh, studenti, studenti disabili, eh, consolidiamo il progetto Unite Include. Tra le altre novità è stato presentato il primo e unico corso d'Italia in diritto dell'ambiente e dell'energia, corso su cui sia il Ministero della Pubblica Istruzione sia quello dell'Ambiente hanno manifestato l'intenzione di tenere delle lezioni introduttive. Offerta formativa 24 corsi di laurea, tutti unici a livello regionale, qualcuno è unico eh, a livello nazionale. L'obiettivo dell'Ateneo Teramano è anche quello di gettare delle basi solide per il futuro, per chi decide di scegliere di iscriversi e studiare a Teramo. Un'attenzione massima ovviamente alle, ai residenti nella nostra regione, appunto con un'offerta un formativa unica, ma noi puntiamo eh, con l'unicità a livello nazionale di eh, attirare sempre di più studenti da altre parti d'Italia.